trovati ad una nuova edizione del TG di Cron TV, un nuovo caso di aggressione ad una donna, questa volta è successo a Malagnino, in provincia di Cremona. I dettagli in questo servizio. Nuovo caso di aggressione ad una donna. Sono passati solo 3 giorni dall'ultima accaduta in pieno centro a Cremona e questa volta è successo a Malagnino, ieri nel primo pomeriggio. Ad accorgersi di tutto, un giovane collaboratore della scuola elementare che è uscito dall'istituto scolastico ha assistito alla scena. Una donna sulla sua auto, presa di insulti e schiaffi da un uomo. Il ragazzo si è subito avvicinato per intervenire e per tutta risposta all'aggressore gli ha sguinzagliato un cane addosso, rivolgendo la sua violenza contro di lui, che ha dovuto scappare in seguito a quel punto dall'uomo e dal cane. Il diversivo, diciamo così, ha consentito quantomeno alla donna di allontanarsi con la sua auto. Il giovane, una volta seminato l'aggressore, ha chiamato le forze dell'ordine denunciando l'accaduto. Troppi detenuti nel carcere di Cremona, a dirlo è il Ministero della Giustizia, ci illustra tutti i dati Mauro Faversani. A dirlo sono i dati ufficiali diffusi dal Ministero di Giustizia, dati aggiornati una settimana fa, il 31 gennaio per la precisione. Il carcere di Cremona strabocca di detenuti e questo purtroppo già si sapeva. Ciò che però è meno risaputo è che con i suoi 458 carcerati attualmente presenti, contro una capienza regolamentare massima di soli 393 posti, 65 in meno, figura ormai tra le situazioni più critiche a livello nazionale. Peggio di Cremona fanno solo una trentina di strutture penitenziarie sulle quasi 200 presenti in Italia. Oltretutto, a sorpassarci nella triste classifica, sono carceri presenti nelle metropoli capoluogo o in realtà particolari, per lo più al sud, quindi in contesti ben più congestionati di quanto dovrebbe essere una comunità medio-piccola come quella cremonese. Dai 458 detenuti attualmente presenti nella nostra struttura di Cadelferro, invece, la stragrande maggioranza, ovvero 302, il 66%, è straniera. Il che, oltre a stridere con l'idea di immigrazione come risorsa ordinariamente propagandata, rappresenta oggettivamente un pericolo. Proprio in questi termini ne parlò lo scorso marzo il dottor Donato Capece, segretario nazionale del SAPPE, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, dopo aver visitato il carcere di Cremona. Queste furono le sue parole. Rischia di favorire la radicalizzazione in carcere degli islamici, perché se i detenuti sono liberi di circolare tra di loro, è facile che il soggetto più debole venga plagiato da quello più forte. Ad oggi però purtroppo la situazione non è cambiata e i rischi si deduce che siano rimasti immutati, se non addirittura peggiorati. Farmaci da banco e boom di anti-influenzali, vediamo. In Italia sono allergie, raffreddori e influenza a farle da padroni incontrastati e a rovinare il buon umore degli italiani. Lo dicono i dati appena diffusi dal Ministero della Salute, dati relativi ai farmaci da banco di automedicazione non soggetti a prescrizione medica più acquistati. Non sono solo un problema stagionale, però, perché i numeri si riferiscono al semestre. Il prodotto più richiesto in assoluto e di gran lunga è la Rinazina antiallergica a spray nasale, e sono state vendute 32.907.648 confezioni, molto più di qualsiasi altro farmaco. Nella top 10, per il resto, dominano gli antipiretici e i prodotti contro il naso chiuso, con poco più di 7 milioni di confezioni vendute, i problemi di flora batterica intestinale con oltre 2.700.000 confezioni vendute, nonché le immancabili pastigliette contro il mal di testa, con 2.363.692 confezioni vendute, particolarmente ad un pubblico femminile. Non mancano quelli che vogliono dormire sonni tranquilli, non molti in verità, con sole 511.113 confezioni vendute. I farmaci meno graditi in assoluto? È facile indovinare, le supposte. Il verdetto è unanime e accomuna grandi e piccini, tanto è vero che figurano ultimissime in classifica con due rimedi antipiretici soltanto. Insomma, guarire va bene, ma niente scherzi. Siamo alle notizie dall'Italia. Un tunisino di 30 anni, residente a Formigine, in provincia di Modena, è stato condannato in tribunale a 5 anni con il rito abbreviato per violenza sessuale. L'uomo, arrestato nel luglio dello scorso anno, subito dopo il fatto, secondo quanto riconosciuto dai giudici, ha abusato della sua ex convivente, una trentenne italiana formiginese, dopo un lungo periodo di pedinamenti e atteggiamenti persecutori. La Guardia di Finanza di Piacenza, in vista del Carnevale, ha sequestrato oltre 500 prodotti destinati alla vendita, potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini. La merce era rivolta prevalentemente a bambini e adolescenti, maschere di Carnevale ed accessori come costumi, cappelli, occhiali.
coltelli finti, coriandoli. Gli articoli non riportavano la prevista marcatura CE, indice di sicurezza e conformità del prodotto alla normativa europea. Nel mirino dei Baschi Verdi è finita la merce detenuta in alcuni negozi gestiti da cinesi che sono stati segnalati alle autorità. Siamo alle notizie dal mondo. Anche ieri sera, per il settimo giorno consecutivo, decine di migliaia di persone sono scese in piazza a manifestare a Bucarest e in altre città della Romania per chiedere le dimissioni del governo e nuove elezioni anticipate. Nonostante il ritiro nel fine settimana del contestato decreto salva corrotti, la protesta non si ferma, con i manifestanti che non si accontentano e chiedono al premier socialdemocratico Sorin Grindeanu di farsi da parte insieme a tutto il suo esecutivo, avendo ormai perso ogni credibilità in fatto di lotta alla corruzione dilagante nel paese. Il presidente russo Vladimir Putin e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno discusso della situazione in Ucraina in una conversazione telefonica e si sono detti d'accordo sulla necessità di un ripristino immediato del regime di cessate il fuoco nel Donbass, lo riferisce l'ufficio stampa del Cremlino. Siamo allo sport. La Mille Miglia compie 90 anni dalla prima edizione del 1927 e si appresta a disputare la 35esima edizione rievocativa. La manifestazione è stata presentata questa mattina a Brescia, in forte crescita le iscrizioni, 695 le domande di partecipazione, 440 saranno le vetture accettate, tutte costruite tra il 27 e il 1957. Il percorso delle Mille Miglia 2017 presenta alcune varianti rispetto a quello dell'anno scorso. Da giovedì 18 a domenica 21 maggio saranno attraversati più di 200 comuni, 7 regioni italiane e la Repubblica di San Marino. Tra le novità, le prove spettacolo che le vetture in gara disputeranno in alcune piazze storiche italiane. La partenza avverrà da Brescia alle 14.30 di giovedì 18 maggio. Questa per noi era l'ultima notizia, il TG torna come sempre domani alle 20, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di serata, arrivederci.